Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Siamo oggi insieme a due device Android, uno smartphone e un tablet da 7 pollici, per mostrarvi una personalizzazione di sistema molto interessante che ci permette di migliorare molto la gestione con una mano del tablet o dello smartphone. Abbiamo scelto uno smartphone molto grande, il Galaxy Note 2, e un tablet da 7 pollici, in particolare il Galaxy Tab 7.7, in quanto per questa personalizzazione sono necessari i permessi di root e questi sono i due dispositivi sui quali avevamo il root abilitato e dunque abbiamo scelto proprio questi come test. Questo programma riprende in modo molto particolare la gestione della Paranoid inserita recentemente attraverso il sistema di controllo che permette la gestione tramite un menu contestuale laterale. Come vediamo, infatti, noi possiamo aprire un menu semplicemente cliccando la parte laterale dello schermo, che ci permette di avere i tasti di navigazione classici di Android, un tasto impostazioni, un tasto ricerca e di visualizzare l'orologio ed eventuali altre notifiche. Infatti abbiamo la possibilità di leggere lo stato della batteria o altro. Come possiamo vedere, questo menu non è attivabile in tutte le parti della UI, ma può essere personalizzato a seconda di come vogliamo gestire il nostro device. Noi abbiamo scelto sul Note 2 di inserirlo nella parte destra dello smartphone, in quanto noi utilizziamo il device con la mano destra e spesso ci risulta difficile col pollice arrivare in maniera agevole al tasto impostazione o alcune parti della UI. In questo caso abbiamo questo menu che ci aiuta nella gestione del sistema e lo abbiamo impostato nella parte dalla metà in su. Infatti, se noi clicchiamo il bordo dello schermo nella parte inferiore alla metà, non succede niente. Ovviamente tutte le impostazioni relative al launcher che stiamo utilizzando rimangono attive, dunque non è un launcher che va a sostituirsi ad un launcher di default o un launcher che scegliete voi. Noi stiamo utilizzando Nova Launcher e come vedete questo menu appare senza nessun tipo di problema all'interno di tutte le impostazioni del nostro dispositivo. A livello di personalizzazioni, il programma è veramente molto ricco e offre tantissime opzioni. Noi abbiamo in questo momento lasciato più o meno le opzioni di default, abbiamo semplicemente inserito l'auto start alla partenza del device, ma non abbiamo cambiato particolari opzioni. È possibile però gestire una serie di informazioni, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione dei gesti swipe e delle gesture basate su movimenti appunto della mano. In pratica è possibile lanciare qualsiasi tipo di programma, attività o quant'altro impostando i parametri all'interno di questi tab con un'interfaccia volo molto semplice e immediata. Ogni opzione, ogni elemento ha una serie di sotto opzioni e sotto menu che come vedete sono veramente completissime e ci permettono di gestire senza problemi questo menu. Molto interessante è il fatto che noi possiamo impostare delle gesture, per esempio noi sul Note 2 in particolare col pollice, quando usiamo una mano sola, non riusciamo ad arrivare, come vedete, in cima alla barra delle notifiche. Ecco che con uno swipe noi possiamo tranquillamente far uscire la barra delle notifiche o con uno swipe verso l'alto far uscire la barra dei quick settings. Ci vuole un attimo di attesa perché se noi clicchiamo il tasto opzioni, ovviamente a parte il tasto opzioni così come il tasto home, ma se noi facciamo uno swipe un pochino più morbido, ecco che vediamo le varie opzioni all'interno della nostra interfaccia con i quick settings e il menu delle notifiche. Queste opzioni possono essere ovviamente cambiate e possiamo fare veramente qualsiasi tipo di movimento e di azione. Sta a voi appunto scegliere all'interno delle impostazioni quale è il sistema migliore per il vostro controllo. Possiamo anche per esempio andare a gestire i programmi. Infatti è come avere un menu classico di gestione di Android. Per cui noi per esempio se siamo nel browser web, entriamo in un articolo, possiamo tranquillamente scegliere di tornare indietro, invece di utilizzare questo tasto in fondo sul Galaxy Note 2, possiamo tranquillamente scegliere di utilizzare questo per tornare alla pagina precedente.
Il tutto ovviamente funziona anche su un tablet o qualsiasi altro dispositivo Android. Noi abbiamo scelto in questo caso il Galaxy Tab 7.7 perché è un tablet a 7 pollici che si usa agevolmente con una sola mano, ma che con questo sistema di immissione degli input risulta ancora più semplice e immediato da utilizzare per gestire appunto tutte le opzioni e tutte le varie parti della UI. Anche in questo caso possiamo vedere come sia possibile gestire il nostro dispositivo con una sola mano, tornare indietro nella pagina e quindi ritornare in questo caso alla home dove avevamo fatto una navigazione precedente, oppure ancora gestire eventuali altre porzioni dello schermo. Possiamo tornare tranquillamente alla home, in questo caso come avete visto noi eravamo sul browser web, non saremmo mai riusciti ad arrivare col pollice al tasto home che è posto qua in basso. Abbiamo quindi utilizzato questa scorciatoia e la funzionalità è decisamente molto buona e immediata. Così come possiamo tornare al menu di ricerca che è comunque attivo e attivabile sempre da questo tasto, da questo sottomenu che può essere gestito con estrema facilità. Ovviamente la ricerca è contestuale alla pagina dove siamo, in questo caso eravamo una pagina internet, quindi siamo andati nella ricerca su internet, ma se siamo per esempio sulla home accederemo in maniera immediata alla ricerca Google Now. Ovviamente su un tablet può essere interessante impostare anche la parte sinistra, come abbiamo fatto noi, cosa che non era presente invece sul Note 2, dove la parte sinistra non era, come vedete, sensibile per questo menu, mentre la parte destra non ha nessun tipo di problema e può essere utilizzata tramite appunto questo menu. Sul tablet, potendo ruotare l'interfaccia senza problemi, ovviamente il programma si adatta, quindi avremo la gestione swipe destra-sinistra sulle parti destra-sinistra relative alla nostra gestione portrait o landscape del tablet. Come avete visto, anche qua è possibile impostare i gesti per aprire, per esempio, l'area di notifiche. In questo caso siamo su Android 4.1.1, non c'è l'area Quick Settings, ma come vedete abbiamo aperto noi la parte impostazioni perché abbiamo preferito aprire questa invece dei Quick Settings che non sono presenti appunto su questa versione software. Noi siamo abituati ancora a utilizzare il tasto home, in questo caso avremmo fatto meglio a utilizzare questo menu contestuale che appunto anche in questo caso ci permette di gestire senza nessun problema programmi e gestione delle pagine web andando con i tasti del menu contestuale. In questo caso stiamo aprendo un articolo nel blog HD Motori, in questo caso un test della BMW M3, possiamo tornare indietro ad HD Blog in qualsiasi momento o ricercare un contenuto nuovamente in qualsiasi momento senza nessun tipo di problema. Più il device è grande, dunque più lo schermo è grande a livello di pollici, più sarà utile utilizzare proprio questo sistema di immissione degli input. Dunque noi non possiamo che consigliarvi di installare questo programmino, questa piccola modifica, servono i permessi di root, ma è molto interessante soprattutto in ottica di smartphone da 5 pollici superiori che ormai sembrano essere la moda del momento, che in questo modo possono essere gestiti senza problemi, ma soprattutto non necessitano di ROM diverse se non i permessi di root e una personalizzazione di sistema che voi preferite. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicola.